Cosa hai trovato lì, Stella? Un biglietto. Un biglietto e un libretto. È sparita la porticina degli elfetti, arriva il coniglio? Pasquale, e adesso andiamo dalle galline che lì c'è il coniglietto Pasquale. Vedete com'è? Però è diventato vecchio, non c'è più questo ciuffo. Mi sa di sì che è diventato vecchio, perché dice... C'era una volta un coniglietto ribelle, perché si credeva una gallina. Andiamo delle galline. Ma Stella, Stella, cos'è quella roba? È il coniglio ribelle. Ma niente, che vecchio. Pensando che sia da mangiare, tiralo su, puliscilo un po'. Perde la magia, fammi vedere. Pasquale, gira un po'. Oh, lo portiamo a casa? Sì, sì. Sta mangiando? Sì. Ha mangiato? Sì. Cosa cerchiamo? Un regalo. No, gli ovetti. Ho fatto due uova? C'è un regalo? Dammi, te la leggo. Alla maga piccolina ho portato una sorpresina, con l'aiuto della sorella farà una magia bella. Mettete il liquido nella base e fotografate ogni fase. E come questo albero fiorirà, anche un ramo vero servirà. Guarda come l'hai delicato. Chiudete gli occhi e pescate. Se metti dell'acqua dentro diventa l'albero di Pasqua. Ah sì? Proviamo. Sì, proviamo. Guarda piano piano, ma adesso dobbiamo aspettare. Mi sta già bagnando. Si è bagnato tutto, vuol dire che sta... Okay, guarda che fiorisce pian piano. Visto? Ma forse l'ha fatto crescere lui. Non è qua che fa le magie, aspettiamo, aspettiamo. Andiamo dalle gallinelle? Ci portiamo anche lui dalle gallinelle, che ha un po' di nostalgia? Sto andando in cerca di fiori. Per fare l'albero di Pasqua, anzi di Pasquale. Di Pasquale! Della primavera, ci sono le primule. Una farfalla! Stella, che hai trovato? Un dente di cane. Ah, sì, io ho trovato i fiori per fare l'albero di Pasquale. Andiamo? Cos'è che c'è? Che Perisa? Cioè, guarda che bello che è. Ma sto facendo la collezione. Grazie Pasquale. Secondo te, coniglietto Pasquale è arrivato anche oggi? Ho già nascosto. Cos'è? C'è un minutino anche. Vi va di mangiare coniglio? Non me, ovviamente. Cos'è? Dobbiamo fare una torta coniglio. Le istruzioni. Allora, sono in tedesco, ma sicuramente ci vuole 50 di burro. Guarda, due burri. Li mettiamo dentro, che sono così, di lì. Ancora uno. Apposta. Ok, è 50? È un 5. Sì, va. Poi zucchero. Tutto? Sì. Tuttissimo. 100, quindi adesso l'uovo. Rompiamo, no? Sì. Così? Sì. Sei pronte? Sì. Vedete che liquidino? Anche un cucchiaio di latte. Dentro. Ok. Adesso chiudiamo e mescoliamo. Sì. Oh, e farina 75. 73. Così? Sì. La bustina di vanillina. Un cucchiaio di? Ciao. Ciao.
mescola. Abbiamo messo il lievito anche. Mezza pastina. Senza farlo uscire. Okay, adesso lo aggiungiamo qua. Adesso fai tu il video? Sì. Ok, lo stampo sotto sopra perché dopo si gira. Sì, che è molto solido quello sì. Che c'è dentro. Non sembra che rimanga fuori pieno, ma infatti non deve risultare pieno pieno, sennò straripa. Adesso va in forno. Come un forno, dai. No, in forno. Perché? Perché deve cuocersi. E adesso inforniamo. Allora, sono 5 gradi per 40 minuti. Vediamo adesso, fammi sentire. Ora un po' caldo, ma non troppo. Guarda, sembra un plum cake. Un plum cake? No, un plum cake. Adesso lo apriamo. È quasi uguale. Ho tirato via i fermi che erano qua sopra. Sì. Tiriamo via questi. Sì, poi fermi. Questi fermi. E adesso è il momento della verità. Guarda un po'. Mi è caduto. Aspetta che è ancora morbidino. È bella morbida. Appetitosa. Vuoi vedere? È il coniglio di Pasqua, proprio con le uova. Guarda Pasquale, guarda, sei proprio tu. Tagliamo via questa parte qua intanto, che questo non ci serve dopo. Lo decoriamo perché vogliamo mangiarlo subito. È buono? È già finito? Abbiamo fatto il coniglio di Pasqua, guardate. Buono? Sì. Come fai a saperlo? Perché l'ho assaggiato un po' nella parte di sotto. No, l'hai decapitato, poverino. Cosa mangi? Il culetto? Sì. Ok. Questo è per il coniglio Pasquale. Dai, taglia, fettine. Ok, una per la Isa. Mamma, guarda! Aspetta che ti vedo cosa c'è scritto. Con questo regalo potete colorare dei cuori speciali che si illuminano al buio. Ok, colori glow and neon. Adesso facciamo questi. Guardate. So, abbiamo messo il foglio di giornale, lo metto io. E nei tappi del latte versiamo alcune gocce. Guarda che bel colore. Ok. Concentrati, tienilo in mano. Adesso andiamo a mettere il verde per fare qualcosa. Troppo. Va bene, lo userò io dopo per andare avanti con il mio disegno. Quello è un bel fraticello. Sì. Come procede il tuo disegno? Io ho quasi finito. Dobbiamo vederlo di notte. Sembra di stare in fondo al mare, Stella. E la luna dov'è? Questa è la luna, vedete? Ma vorrei vederla di notte io. Immobili. Immobili. Sì, e poi cosa c'è? Stelle. Prato. Il fiore viola. Bello?